Buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione. Oggi ragazzi parleremo della differenza tra la parola e ciò che non si vede, ciò che non si vede, non si tocca, e la materia, la pietra, che parole e pietre. E ipnosi di CS vera e professionale. Che cosa ha a che vedere la parola con l'ipnosi e con la materia? Nella società occidentale si dà poca importanza alle parole, però dalle parole siamo quello che siamo. Per cambiare il nostro destino bisogna giocare nel nostro subconsciente, ma soprattutto con le suggestioni, le parole giuste. Se tu non tocchi la leva giusta, non cambi le parole che ti stanno, la storia che ti racconti dalla mattina alla sera, tu mai e poi mai cambierai. Dal benessere alle relazioni, alla ricchezza materiale, alla salute, in qualsiasi cosa. Noi siamo la storia che ci raccontiamo, compreso il sottoscritto. In Occidente veramente come quello che sta succedendo oggi, se rifletti, con il coronavirus, con le paure, noi ci stiamo raccontando la storia che ormai è la fine del mondo e che non si può fare nulla, perché qualche guru luminare della scienza moderna ha detto che è la situazione è gravissima. La prudenza, nessuno dice il contrario, bisogna utilizzarla, però fatti concreti non esistono, ma la comunicazione, la stampa, i mass media stanno bombardando, ipnotizzando le masse, la gente, come se fosse la peste del 1600, del 1100, il che non è vero, ragazzi, non è vero. Per cui via la paura, prudenza sì, nessuno dice il contrario, perché come diceva anche Honoré del Balzac, io faccio i gesti scaramantici, faccio le corna, tocco il legno, in Francia si tocca il legno, in Italia si tocca il ferro, eccetera eccetera, per allontanare, per scaramanzia, il malocchio, la sfortuna e compagnia bella. Ben venga, diceva Honoré de Balzac, un grande poeta, scrittore francese, io non ci credo però lo faccio lo stesso, e ci sta, nessuno dice il contrario. Però basta veramente farsi assalire da un qualcosa di pauroso perché lo sta immaginando. Quindi, ritornando al discorso parole e pietre, parole e materia, immaginazione, cose, realtà, bene, tutto è uno e uno è tutto. Soltanto quando la parola diventa immagine, che diventa in automatico, ma diventa anche emozione, pensiero, purtroppo sprigiona nella materia, nel tuo corpo, nella tua vita, nella tua mente, cose concrete, tangibili, per cui cambia il tuo modo di pensare, di parlare, e tu cambierai la tua realtà. Qualcuno mi dice, sai dottore, ma quella persona è morta a 55 anni eppure era una persona positiva, si ripeteva sempre affermazioni, parole positive. Intanto bisogna capire come ripetersele. Ci sono dei sistemi come il metodo DCS, di ipnosi DCS vera e professionale, o di ipnosi DCS vera e professionale, ma a parte questo devi convincere il tuo pilota automatico. Finché non convinci il tuo subconsciente, il tuo genio della lampada di Aladino, mai la montagna si sposterà, mai realizzerai i tuoi sogni, soddisferai le tue esigenze, risolverai i tuoi problemi, mai e poi mai, ok? Devi convincere il tuo subconsciente, per cui se una persona positiva, devi agire, ripeterlo all'ennesimo potenza, utilizzare il metodo DCS, di ipnosi DCS vera professionale, per entrare nelle viscere della terra. Solo così puoi dire montagna spostati, la montagna si sposterà. Per cui attento, attenta a te stesso, a te stessa, lascia stare i paroloni che usano i guru. I paroloni non hanno senso, ragazzi, non ti far infinocchiare, influenzare negativamente da chi butta per interessi personali parole in giro, etichettando qualsiasi cosa come una scoperta nuova. Noi abbiamo tutto per difenderci, e soprattutto la parola, che va ripetuta, ripetono ancora una volta all'ennesima potenza. Quindi attento, attenta a te stesso, a te stessa e a tuo figlio, al tuo caro. Non usare etichette, parole brutte, perché lo puoi condizionare nel corpo, nella mente, nella sua vita, visibile e invisibile, per tutto il resto della sua vita. Non è filosofia, non è religione l'ipnosi, ragazzi. La usiamo tutti i giorni, ma nessuno se ne rende conto, soltanto i poteri forti si sono resi conto, già al tempo dei potenti di una volta, che manipolavano le masse con la parola, con l'immagine, con il folklore.
guarda i film di storia, anche molto primitivi, funziona così. Quindi attento, utilizza gli stessi strumenti a tuo vantaggio, a vantaggio dei tuoi cari, a vantaggio della tua famiglia, a vantaggio della tua vita. Rompi la catena di Sant'Antonio ed esci e vedrai il corpo, la pelle, le orecchie, gli occhi, gli organi, i cinque sensi, la tua vita, le tue ricchezze cambiare radicalmente, come è successo a me da tantissimi anni, dal 2008. E questo metodo, che proviene direttamente da Los Angeles Beverly Hills, il non plus ultra, per cui se vuoi provare significa toccare con mano, perché io sono di estrazione santomasiana, vai, visita il mio sito, prova un MP3 DCS, di autoipnosi DCS vera e professionale, cambia, inizia a cambiare rotta. Ok, per ogni singolo problema esiste un MP3 DCS, di autoipnosi DCS vera e professionale. Non devi credere al sottoscritto, ragazzi. L'ipnosi vera e professionale, riconosciuta dall'Associazione Medica Mondiale nel 1958 come medicina alternativa e dalla Chiesa nel 1847 con Papa Pio IX e Papa Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla e Papa Polacco, per chi non lo conoscesse, il Papa che sciava sulle montagne, si godeva la vita e faceva più che bene, perché se sta bene lui stanno bene anche gli altri. Bene, lui si autoipnotizzava per imparare le lingue straniere, ne conosceva ben 12, oltre 12 lingue straniere, grazie all'autoipnosi, ok, vera e professionale, che utilizzava per ipnotizzarsi, imparare molto più velocemente le lingue straniere. Fammi tutte le domande del caso, attento alle parole che ti ripeti, che ripeti agli altri, che ti ripetono, che ti dicono. Fammi tutte le domande del caso e risponderò gratis, compatibilmente ai miei tempi e miei impegni, perché sono spesso all'estero. Visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita a chi ti sta accanto, amici e parenti. E poi visita anche il mio sito internet www.ipnologiassociati.com e visita anche i miei profili Instagram e Twitter, Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino. E ricordati, conclusione delle conclusioni, non devi credere a nessuna parola del sottoscritto, va a vedere sulle riviste scientifiche internazionali come Lancet, Life, che trovi su internet, fatte da scienziati, medici e compagnia bella, e non ti fermare a ciò che dicono neanche loro, perché vai oltre, perché ciò che la mente può immaginare può realizzare, come diceva Walt Disney, ed è la verità, per te stesso e per il tuo caro. Il mio metodo è l'unico al mondo che può ipnotizzare, aiutare un tuo caro che non vuole il tuo aiuto. Rifletti a chi hai accanto a te, dove nessun guru può fare nulla, perché non vuole girare cappelle, non vuole andare in giro, non vuole essere aiutato online, eccetera eccetera. Rifletti, tu puoi aiutarlo adesso con il mio metodo, ok? Un bacio, un abbraccio dal dottor Claudio Saracino, alla prossima.